Salve a tutti, sono Nicola Foti dall'Italia e più precisamente vi parlo da Orvieto, un'antica città etrusca dove in parte vivo e lavoro. Sono di Roma e naturalmente porto dentro di me sempre le mie radici romane dove anche vivo. Stasera vi farò parlare di questo libro. Januarius è una raccolta di poesie di Imma Cotaferrero e mia. Questo libro è stato intitolato al dio Giano, il dio bifronte della teologia pagana romana, un dio che guarda avanti e guarda indietro, e la sua simbologia investe tanti aspetti, uno dei quali significa l'inizio, la porta d'entrata nella fattispecie. Januarius è la radice di gennaio, il mese inizio dell'anno, ma rimanendo nella simbologia della porta che offre un'entrata e un'uscita, noi abbiamo concepito questo libro di poesie che adesso vi vorrò presentare. Ci sono due poesie introduttive, una mia e una di Imma Cotaferrero, che ora vi presenterò. Magica porta, passaggio divino tra ciò che fu e ciò che sarà in eterno. Si consuma il presente, brucia l'istante, già siamo altro. Il futuro è passato e quel che sarà è stato. Giano, signore del tempo senza tempo, le fronti corrugate, i profili affilati, guardi avanti e all'indietro, dove il sottile incanto dell'eterno presente, l'attimo si fa luce, si fa fuoco infinito, come l'amore abbraccia l'universo. Unico verso. Imma Cotaferrero ha presentato questo libro con questa sua lirica che vi leggerò in spagnolo, scusandomi fin da adesso per la mia pronuncia, certo non proprio corretta. El temblor extraviado de las hojas se desliza ahora en el precipicio envejecido de las aceras. He olvidado la luz que descansa en los portales. El camino apresurado de la sombra. La noche brilla en los canalones cuajados de ausencia. Escucho el grito invisible del calendario. Eternidad, yo caigo rozando la muerte. Me sostiene l'arroyo e nel vertigo sacro d'este desgarrato e nero. Sempre dalle poesie di Imma Cotaferrero vi leggerò questa poesia che si intitola Quien se perdiera. Quien se perdiera è nel verde d'esa tormenta che abbrasa l'orizzonte. La noce brilla in tua cintura e nell'anello che arrastra il deseo de mis manos. Persigo tu sombra con el filo de los dientes, con el acallado grito che pide libertad a una bocca che olvidò la palabra. El tiempo ha perdido la razón en su jaula. Las agujas han roto su pulso en los cristales que fueron su rostro, piel, espiga en el aroma de mis sueños, nombre en el hambre de mis silencios,
Te amo, è la gota de mi impacienza, è la flor desojada che me habló de estrellas mientras dormías en el arrebato. Da ultimo vi leggerò una mia poesia, sempre dal libro Januarius. Persi nei passi. Persi nei passi, seduti su una soglia si consuma la vita. Le asperità nel dilavarsi continuo s'addolciscono, ricacciata la polvere che penetra nei tormentati pori, il travertino, nel scendere e salire. Anime scivolano come fiamme sospese nel cammino, lievi sospiri s'affollano composte. Fummo noi, fummo altri a sporcare di vita quelle strade, volti sfocati e subito di schiena curvi, su onde grigio fumo di chiodi di basalto conficcati, nell'umida, granulosa terra che manto ci farà, forse domani. Morsi affamati di frugali pasti, solchi depressi di carrozze, trenate di zoccoli di ferro, che scheggianti, scintillanti sbozzarono le pietre, carri di merci che d'ogni paese convenivano a campo dei fiori, frusci di gonne, mantelli subroccati, cuoio grasso, stivali, il zigzagare di punte di spada, bevve il sangue sparso e olente segatura di letame che nutrirono piante tra le crepe di fiori gialli ornati. Rotolano adesso ruote di gomme dalle mescole scolpite, persi nei passi. Bene, consigliandovi veramente la lettura di questo prezioso libro, Januarius, di Imaco Taferrero e di Nicola Foti, vi passo brevemente a presentare altre nostre tre opere. Le prime due di Aucco, queste brevi composizioni di stile giapponese, di soli tre versi, di 5, 7, 5 sillabe. La prima, Agli don de las luciérnagas duermen, là dove le lucciole dormono. E La quiete dell'uragano. Il nostro secondo libro di Haiku. Inoltre, un libro di poesie scritte a quattro mani, con versi scritti o inizialmente da me o inizialmente da Emma, tre e tre versi che compongono queste brevi ma intense poesie. L'orizzonte purpureo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, ha partecipato a titolo informale anche la mia gattina Millie, che è molto vanitosa e ha contribuito a questa registrazione, a questo video. Vi auguro un buon proseguimento e veramente che questa porta ci porti alla luce. Ci porti alla salvezza, alla speranza e alla libertà e tanto amore. A presto. Un saluto col cuore.